Cari amici del canale, eccomi ancora a casa di Daniele con il mio solito complesso di inferiorità. Questo ragazzo è oltre 2 metri, vabbè, io 1,82, scusate. A parte gli scherzi, Daniele, piacere come al solito. Grazie Gianni, a te. È sempre un piacere. Lui mi ha chiamato perché ha detto: Gianni, ho fatto degli upgrade che, se ti fa piacere, possiamo divulgare a beneficio degli amici del canale. Subito corro e Daniele, sapete che è un tecnico di alto livello. Daniele, io lascio la parola a te. Che cosa è successo qua nel tuo locale tecnico? Allora, ho fatto un upgrade dovuto e necessario per l'aggiunta in giardino dei pannelli a balcone e dell'inseguitore solare. Quello che avete visto nei video precedenti, dove abbiamo descritto questo bellissimo inseguitore, cosa hai fatto? Allora, ho aggiunto praticamente altri due regolatori di carica e power per gestire appunto uno la parte di pannelli a balcone e uno l'inseguitore. Quali power hai messo? Allora, ho montato un 100 A per l'inseguitore solare e un 50 A invece per i pannelli a balcone. Perfetto, tu hai usato i 10415 o il 10420? 10415. 15. Allora, l'inseguitore solare ha due stringhe da tre pannelli, sì. E la tensione che esce da questa stringa quant'è? 120 volt in VOC e un 90-100 addirittura in MPPT. Perfetto, quindi ragazzi, tensione bassa. E su questa questione come ti trovi? Visto che tu sei, insomma, un tecnico che ha voce in capitolo quando parla. Non ho trovato perdite o dovute a tensioni basse, correnti alte, non ho visto differenze. Perfetto, la differenza oramai lo diciamo da tanto tempo, è solamente qualche cavo in più, qualche fusibile in più, un diodo di blocco, situazioni varie. E l'altro invece più piccolo, cos'è, il 50 A? È il 50 A, esatto, un po' sovradimensionato anche quello, però diciamo rimane abbastanza fresco, però diciamo è la taglia un po' più piccola della stessa linea, però sì. Sono rimasto sulla stessa linea. Allora, tu hai scelto la stessa linea che è quella AN, in modo che controlli tutto poi dal wifi. Esatto. Adesso ragazzi, mentre io divento cameraman, scusate, chiedo a Daniele le varie cosettine che ci fa vedere. Ok Dani? Ok. Buona visione. Eccoci Daniele, allora spiega il tuo impianto e le modifiche. Intanto, per fare un brevissimo riassunto agli amici che non hanno visto ancora il video precedente nella playlist degli amici del canale, tu hai tre inverter che sono? Sono tre inverter ibridi collegati in parallelo tra loro ed erogano in monofase, non sono configurati in trifase. Ognuno da 5 kW, quindi in totale 15 kW in monofase su diverse linee che girano per la casa. Perfetto, con le tre linee mi sembra che tu alimentavi uno casa? Uno casa, una seconda linea alimentava gli elettrodomestici della cucina che consumano di più, tipo sì, piano cottura, forno, eccetera, una linea sì, a sé. E la terza linea per la colonnina dell'auto elettrica. L'auto elettrica, ok, che dopo andiamo a dargli un'occhiatina, ok? Ok. Va bene, e batteria, hai detto che hai un unico pacco batterie, quello dell'altra volta. Batteria, che sempre la stessa, unico pacco batterie da 30 kWh circa. Perfetto, qui ho usato l'Elerix come sistema di gestione, vedete, relevi stabile, eccetera. Un impianto molto bello, ben fatto, l'avete già visto nel precedente video. Qui c'erano già questi tre e-power, esatto, che gestivano i tre pannelli, diciamo le tre stringhe del tetto. Sì, le tre falde, diciamo, le tre falde, del certo, tetto di casa, sì. Ecco, questo, scusa Daniele, questo è un aspetto molto importante. 1, 2, 3 su tre falde, perché in questo modo ogni e-power gestisce al massimo i pannelli appartenenti a una falda. Esatto. Adesso andiamo su quelli nuovi, Daniele. E poi la linea, è stata fatta una linea che porta gli altri e-power, sì, e c'è appunto le e-power dell'inseguitore solare e e-power dei pannelli da balcone. Perfetto. Ovviamente ho dovuto anche fare un quadro aggiuntivo con i suoi sezionatori, scaricatori di sovratensione, eccetera, per le due stringhe che vengono dal giardino. Perfetto, qui vedete un lavoro sempre pulito con gli SPD, scaricatori, magnetotermico, e hai messo anche questo interruttore di spegnimento globale? Sì. Perfetto. Sì. Ok, e questo è il più piccolino della serie AN, sì, e tu questi li controlli sempre come gli altri in Wi-Fi. Qui sì, però vedo che hai usato un sistema diverso
dal Wi-Fi classico. Esatto, sì, a differenza degli altri, questa volta ho deciso di inserire la pennina che si vede in quello più piccolo, sì. Sempre Wi-Fi che va incastrata direttamente sulla porta, diciamo, RJ45, che certo, è simile all'RJ45. Questi tre invece sono gestiti, si vede, col Wi-Fi, quello classico. Esterno, sì. Esterno, che abbiamo presentato qua sul canale. Allora, adesso ti voglio fare alcune domande perché gli amici del canale sono sempre ricettivi, molto, molto attaccati a ciò che si dice con molta serietà e professionalità, e tu sei un professionista. Tu hai attaccato a questo punto 5 Epever. Sì. Che difficoltà hai? Nessuna. Cioè, nel momento in cui i cavi sono dimensionati nella maniera giusta, quindi non ci sono cadute di tensione tra Epever, batterie, eccetera, se gli Epever sono settati nella stessa identica maniera, non c'è nessun problema. Perfetto, quindi settaggio identico per tutti gli Epever. Sì. E cablaggio ovviamente con la massima sicurezza delle connessioni. Cablaggio con la massima e sicurezza. E tutti e cinque caricano la stessa batteria da 30 kWh. Esatto, sì. Tutti Perfetto. E cinque caricano la stessa batteria e tante volte prendo i parametri, per dire, di un Epever, li esporto e li carico anche negli altri per avere la certezza che tutti abbiano la stessa tipologia di parametri. Questo è quello che avrei fatto all'inizio, ne hai fatto uno e poi hai fatto tutti gli altri, ma sì. Ti è mai successo che gli Epever abbiano uno sgancio? Scusate che torno anch'io in camera. Ti è mai successo, Daniele, che gli Epever abbiano uno sgancio dei parametri, ovvero un reset, un azzeramento, una situazione per cui tu ti trovi poi involontariamente e casualmente con parametri diversi? No, quello no. Questa è la certezza degli Epever, ragazzi, anche dei Victron ovviamente, cioè quando abbiamo questi standard alti di questi regolatori di carica, questi mantengono la loro posizione, ovvero il loro settaggio fisso, e questo dà affidabilità. Cosa dire, tu praticamente hai sul tetto, sulle tre falde, l'inseguitore solare e la stringa di balcone, hai 14 kW di potenza massima. Sì. A quanto sei arrivato a produrre giornalmente il tuo massimo? Al massimo sono arrivato a vedere un 10 kW di picco di produzione. Che per una giornata quanto hai fatto? Una giornata arrivo a 70-75 kWh in un giorno. È tantissimo. Questo anche grazie all'inseguitore che aumenta del 40%, quindi Daniele ha considerato che il classico parametro che noi menzioniamo sempre, cioè il moltiplicatore, estate 5 e inverno 3, quando hai un inseguitore, quando hai la roba di qualità e quant'altro, questo 5 può diventare anche 6 e questo 3 può diventare 4. Cosa significa questo? Che se abbiamo, come nel suo caso, 14 kW di pannelli, il 21 giugno, che è il giorno più lungo, solstizio d'estate, invece di per 5 possiamo moltiplicare anche per 6, e quindi 6 per 14 arriviamo a 75, e lui è arrivato a 73 kWh giornalieri prodotti. Ragazzi, poi lui ha su falde diverse, quindi la sua massima produzione è sempre sui 7, 8 a picchi di 10, proprio perché c'ha l'est, il sud e l'ovest. Questo è importante. Ma la cosa importante che ci tengo a identificare è che lui ha messo un Epever per ogni falda. È quello che dico sempre, un regolatore per ogni falda. Certo. Quali altre situazioni hai da considerare su questo? Ma diciamo che appunto il bello di averlo su più falde, avere il massimo picco a 10, mi aiuta anche per la batteria, perché magari la batteria sembrerebbe essere piccola rispetto alla quantità totale di pannelli, però avendo appunto il picco di 8-10 kW, ecco che sono sui 0,3C più o meno di carica, sì, della batteria, chiaro. Quindi vado abbastanza tranquillo. Grazie di questa menzione, perché se avessi 14 kW tutti a sud e la batteria da 15, avrebbe un 1C quasi, e non si caricano mai le LiFePO 4 a 1C, è troppa roba. In questo modo c'è anche un'altra utilità che ti menziono, che tu, il momento in cui hai una giornata nuvolosa, non te la sei annullata tutta a sud, ma magari parti con un est che c'è il sole, a mezzogiorno piove, poi il pomeriggio riparte il sole, quindi hai sempre un beneficio. Però ragazzi, queste sono anche considerazioni personali. Grazie anche di questa notizia, e andiamo un attimo a vedere la sua macchina, che viene caricata da uno di questi inverter. Tu cosa fai? Come l'hai combinata la programmazione, o diciamo lo start per caricare questa macchina? Allora, diciamo
La carica della macchina la faccio in qualsiasi momento. Un upgrade che ho fatto ulteriore è quella di aggiungere un'automazione nel carichino, lo chiamiamo così, in maniera che senta se la batteria del fotovoltaico è troppo scarica. Nel momento in cui è troppo scarica, toglie il comando alla macchina di caricarsi. Andiamo a vedere? Va bene. Andiamo in garage, ragazzi. Eccoci in garage, sto inquadrando Daniele. Allora, spiegaci un attimo, lì si vede una presa industriale che arriva giù con un carichino, così come si dice in gergo, e questo l'hai preso su Amazon, di cui c'è il link qua Sì, sotto. questo l'ho preso Allora. su Amazon, è un carichino che arriva comunque a 32 A Ok. in 230, quindi comunque 6,5 kW di carica. Ho portato la linea di carica, è una sezione da 6 mm, perché Beh, insomma importante, deve essere certo. abbastanza importante. E all'interno del carichino ho fatto una modifica, ho aggiunto uno Shelly che praticamente va a vedere, collegato a un altro Shelly sulla batteria del fotovoltaico, se la batteria è troppo scarica. Nel momento in cui è troppo scarica, va a sezionare il filo di comunicazione con la macchina, quindi va a disabilitare infine il comando di carica. Perfetto, ma questo quindi con lo Shelly Uni o con lo Shelly EM? Lo Shelly 1 è sulla batteria del fotovoltaico, che quello va a vedere Le la tensioni. tensione, esatto, sul DC, Sì. va a vedere la tensione della batteria. Mentre qui dentro c'è uno Shelly mini normalissimo, Che con fa un da contatto che interruttore. fa da interruttore, ecco. Perfetto. Ecco, questa è una cosa importante, ve la voglio anche spiegare ai ragazzi, perché la domotica degli impianti fotovoltaici è importante. Allora, lo Shelly 1 che cos'è? È un dispositivo piccolo della Shelly. Vi metto anche di quello il link, come di questo apparecchio. C'è sempre tutti i link se volete acquistare questi prodotti. Ora, con l'1 rileva la tensione. Mi sembra che lo Shelly però non abbia fatto la 48 volte, quindi tu misuri su metà batteria. Quindi Misuro su metà batteria. lui misura la 24 sulla batteria completa, facendo la proporzione uguale, dove quando il mini che c'è qua rileva attraverso il wifi che la batteria è troppo scarica, sgancia questo, in modo che così non ti scarichi la batteria a zero. Esatto, anche perché sarebbe un problema per la batteria, perché nel momento in cui la batteria arriva a zero, passerebbe alla rete di distribuzione nazionale che mi eroga 3,5 Bravo, e tu caricheresti la macchina pagando con la rete Pagando con la rete salterebbe e anche il che non ce la contatore fai, di casa. e che non ce la fa. Perfetto. Ragazzi, Daniele c'ha la testa, però la cosa bella è che mette a disposizione tutto, come tanti altri amici del canale che ringrazio, tutti quelli delle playlist, i vostri commenti, mi raccomando anche qua sotto citate le vostre esperienze personali. Andiamo avanti, vediamo un attimo la carica in diretta, che dici? Ok. Va bene? Ok. Allora, Daniele, facci vedere anche il pulsante che hai montato sul... Questo hai fatto un foro praticamente, hai Fatto un montato. foro, ho aggiunto un pulsante che solitamente è normalmente chiuso, Sì. che ovviamente quando vado ad aprirlo va ad interrompermi lo stesso filo che va a interrompere anche lo Shelly. Quindi nel Perfetto. momento in cui voglio sganciare il carichino dalla macchina, vado a premerlo e lei me lo sgancia. Perfetto, ottimo. Va bene, facciamo una bella carica gratuita col fotovoltaico. Inserito. E adesso andiamo a vedere il dispositivo che ci segnala il suo assorbimento massimo. Quindi qua praticamente sta pescando dal tuo impianto fotovoltaico, ma non solo da un inverter che è 5 kW, lo sta prelevando Da tre dalla inverter. totalità dei tre. Sì. Esatto. Perfetto. Qui è verde, quindi è partita. E andiamo a vedere direttamente là che cosa sta succedendo. Ecco, qua si vede benissimo, c'è segnalazione di temperatura e 7 kW, li vedete chiaramente in assorbimento, 31 A e c'è anche il tempo, vedete 50 secondi, 51 in carica. Ebbene, finché lo Shelly rileva la tensione della batteria pronta per questo, cioè per cedere corrente, rimane attivo. Dopodiché quando cala, ebbene si sgancia, scusate, si sgancia direttamente e la carica viene interrotta.
Bene, Daniele, abbiamo visto le modifiche che hai fatto. Qui eravamo a 7 kW che entrano in macchina, non male, tutto controllato dallo Shelly. Però qualcuno potrebbe dire, Daniele, sì, ma qui però hai aperto un prodotto, l'hai modificato anche là dove c'è la pistola, hai messo un pulsante. Che cosa rispondiamo a questi amici del canale, Dani? Allora, diciamo, io sono un tecnico, quindi so dove andare a mettere le mani, che sezione utilizzare, cosa andare a utilizzare in sicurezza. Quindi, per chi non è del mestiere andrei ad evitare di fare tali modifiche, però se qualcuno è del mestiere sono modifiche che comunque sono semplici da fare e mettono anche più in sicurezza a volte il tutto. L'impianto stesso. Allora, speravo che Daniele rispondesse così perché è esattamente una delle mission del canale, quella della sicurezza. Oltre ad aiutare chiunque a produrre la propria corrente, salvare il pianeta permettendo la nostra materia quadro, ma sempre in sicurezza. Ecco che tutte le modifiche che vengono presentate su questo canale, tutte le migliorie, tutti gli impianti devono sempre essere effettuati da persone competenti. Avete il piacere del fai da te, fatelo, ma fatevi sempre aiutare da chi è competente. Qui ci sono tecnici che sanno cosa fare, però non azzardatevi con cose che potrebbero diventare pericolose. Grazie anche di questo messaggio sulla sicurezza che non guasta mai. Ok, Ok, grazie. torniamo dentro per i saluti finali. Sì. Ok. Ragazzi, anche questo video è giunto al termine. Spero come al solito che sia stato utile. Lascio a Daniele le parole di saluto sugli amici del canale. Daniele, che diciamo a questi ragazzi? Io vi saluto, vi raccomando, iscrivetevi al canale di Gianni. Grazie. Qualcuno forse mi ha visto in qualche mio video, perché avevo provato anch'io a fare il mio canale YouTube, però veramente bisogna sentirselo dentro, fare il lavoro da youtuber, perché per me Gianni veramente è uno, secondo me, dei più bravi a esporre e a spiegare le cose. E veramente, Basta, iscrivetevi. iscrivetevi. No, c'è un duro lavoro, sì, hai ragione, e anche lui ha realizzato dei video, eccetera, e sa cosa vuol dire, però il suo lavoro che l'ha pervaso completamente, poi il tempo è quello che è. Io ho deciso di fare solo questo, aiutare nella mission chiunque, quindi faccio costantemente questi video. Se vi iscrivete, grazie. Grazie anche di averlo menzionato come al solito. Stavolta però ti pago. Ok? Ragazzi, Daniele è in gamba, ci vediamo anche in uno dei prossimi video perché c'è un'altra sorpresina, non eclatante, ma Un'altra chicca. un'altra chicca. Bravo. Ragazzi, al prossimo video.